addetti alla stampa sanno bene di cosa si tratta, perché giorno c'è un'altra situazione istituzionale in Palazzo Vecchio. Velocemente introduco quello che è il benvenuto che noi diamo alla scuola di musica di Fiesole, in un luogo che come contenitore di questi eventi ha un suo significato strettamente connesso agli eventi stessi. Il titolo di questa rassegna sono le parole della musica. Nella musica esistono i mezzi della musica, esiste la grammatica della musica, esistono il pubblico della musica, esistono anche le memorie della musica. Santa Croce è un'enciclopedia di memorie, non soltanto dei grandi scopi di Foscolo, ma contiene una, è una sorta di piccolo vignaio della musica per quanto riguarda illustri personaggi che sono stati raccolti in Santa Croce, anche, dico io, forzatamente, quando Santa Croce doveva raccogliere i cadaveri eccellenti per la panteonizzazione, per fare gli italiani dopo aver fatto l'Italia, per cui l'ultimo grande Rossini preso da Parigi e portato qui. Adesso è in sala d'aspetto Cherubini, che maestro Muri vuole riportare in Santa Croce, e si sono già attivate le diplomazie dei due paesi, Italia e Francia, per questa ipotesi di riportare a Firenze, e credo con altro titolo di legittimità rispetto a Rossini, Cherubini, che ben starebbe nel sepolcro che già esiste in Santa Croce. Ma Santa Croce è anche il luogo dove riposano i primi fondatori dell'opera lirica. Noi abbiamo la famiglia Bardi, che ha tre grandi cappelle, di cui una affrescata da Giotto, e poi le cappelle Bardi di Verchio, quella di Maso di Banco e quella dove c'è il crocifisso di Donatello. Oltre al mistero di dove sia Giovanni De Bardi, il grande fautore della Camerata, noi abbiamo sepolto in Santa Croce il primo librettista d'opera, Ottavio Rinuccini. Abbiamo Jacopo Boemi, uno dei primissimi musicisti che con Rinuccini scrisse questi primi testi del recital cantando, che poi sono stati il primo seme di quello che è stato poi un filone ricco, importante della nostra cultura. Abbiamo Pietro Martini, abbiamo la Virgilia del Blasis, una Callas dell'Ottocento, quindi esiste un contesto che fa da adeguata cornice a quelle che sono iniziative che qua dentro poi vengono ospitate. Vengono ospitate nei limiti dello spazio, assolutamente non nei limiti estetici, perché è una delle sale, è una sorta di piccolo salone del Cinquecento che ha tutti gli elementi per accogliere dignitosamente, secondo delle questioni climatiche che noi spereremo presto di risolvere. In questo senso il fatto di legare Santa Croce a questi eventi sarebbe un qualcosa che a noi interesserebbe anche portare avanti nel tempo con continuità, con protocolli d'intesa, per cui queste istituzioni fiorentine che dicono da tanto tempo che sarebbe importante fare sistema, fare squadra, eccetera, eccetera, ecco, la proposta che Santa Croce può fare, torniamo a quanto anche Santa Croce concorse a quella prima ideazione del Maggio Musicale Fiorentino, che nel 1933 vide il decentramento delle iniziative del nascente festival cittadino, poi diventato di importanza internazionale. Nel chiostro dei Brunelleschi fu fatta una prima assoluta di Deverardo Pizzetti con regia di Coupeau, che è rimasta nel teatro musicale come elemento capitolo importante. Anche col Maggio Musicale Fiorentino, quindi, stiamo cercando di recuperare questi rapporti ormai quasi secolari. Lo stesso stiamo pensando di farlo col Conservatorio di Firenze, la Scuola di Musica di Firenze, con tutti i limiti della sua sopravvivenza, che ormai entra nella mitologia, nella storia di quella Firenze che è riuscita a creare sul nulla delle istituzioni capaci di sopravvivere con la forza della volontà e della qualità. Forse è stata solo volontà, forse Fiesole non avrebbe potuto andare avanti, soprattutto in anni tempestosi che sono stati la metà degli anni 80 e poi anche la difficoltà degli anni 90 con tutti i cambiamenti istituzionali. Quindi in questo noi diamo il benvenuto a questa iniziativa, non soltanto come ente ospitante, ma come ente che in questa sede propone anche la sua collaborazione per eventi politici.